Social Club. La Juve vista dai social network e dai club bianconeri. Io in questo momento sono in diretta con Roberto. Roberto è uno youtuber, ha un suo canale Fuori Rosa TV, quindi ciao Roberto. Ciao, ciao a tutti, ciao Camillo. Allora Roberto, diciamo che oggi è un giorno un po' particolare perché c'è tanta delusione, ci sono dei temi caldi, il primo su tutti è quello che riguarda Massimiliano Allegri. La tifoseria da sempre sul tecnico livornese si divide, quindi c'è chi lo ama e lo seguirebbe ovunque in tutte le sue scelte e invece chi proprio non riesce a vedere dei lati positivi in questo tecnico, che magari non ruba l'occhio con le proprie idee di calcio, ma è uno molto diretto e che comunque ha sbagliato poco. L'allenatore, uno degli allenatori migliori, o forse l'allenatore che fa meno errori, è uno dei migliori. Lui ha sbagliato poco, ha dimostrato di essere tra i 5 migliori tecnici al mondo, però forse quest'anno con l'arrivo di CR7 aumentavano le responsabilità e uscire ai quarti è un passo falso. Dimmi la tua. Sì, allora la mia in realtà è molto semplice. Io reputo Allegri veramente uno dei migliori allenatori in circolazione. Però come hai detto tu, probabilmente si è giunti alla fine di un ciclo, come è finito il ciclo del Guardiola al Barcellona e come era finito il ciclo di Zidane al Real e via discorrendo. Insomma, credo che le storie d'amore spesso finiscono, anche quelle più belle, quelle più sentite, quelle più vissute. Detto questo, io sono dell'idea che colpe di Allegri le ha quest'anno, però non le ha solo Allegri, perché secondo me per l'ennesima volta, dopo Cardiff, dopo Monaco, dopo l'impressione che ho avuto io è che purtroppo abbiamo una squadra che nel momento di tirar fuori il carattere si fa un po' da parte. C'è il rapporto che faccio io, il 2015, la finale di Berlino, prendeva uno schiaffo, te ne tirava due. Questa squadra qua prende uno schiaffo, ne prende altri due o tre, perché non ha la forza, ha dei giocatori che non hanno la forza mentale per poter reagire allo schiaffo preso. Sì, diciamo che secondo me ieri abbiamo parlato con Jacopo De Nardo sulla forza mentale. C'è qualcosa che ti spinge ad arrivare quel centimetro in più, c'è quel discorso di Al Pacino in Ogni maledetta domenica che ti dice devi tirare fuori dentro di te quel centimetro in più, quella forza, quella rabbia, quella cattiveria. Ci sono anche dei fattori che possono aiutare quello. Hai anche un fattore in campo che è Cristiano Ronaldo. Ecco, ieri è mancato quel centimetro in più dal secondo tempo in poi. L'Ajax aveva forse non solo un centimetro in più, ma forse anche un metro in più rispetto alla Juventus. Io ho parlato di giocatori stanchi del tipo Bernardeschi, sono mesi che è sempre titolare, non ha mai potuto rifiatare. Ieri Bernardeschi probabilmente da 10 minuti dopo l'inizio del secondo tempo non ne aveva più. Matuidi è tutta la stagione che corre, anzi non si è mai fermato. Non aver ricambi, quindi Khedira sempre fermo, Emre Can che è stato anche lui fermo, anche se Emre Can ieri è stato il migliore in campo con Ronaldo. Non avere questi grandi ricambi, non avere anche delle alternative all'altezza, perché Rugani ieri ha fatto bene, ma a livello di anche solo leadership, anche solo grinta, la differenza tra lui e Chiellini è troppo elevata per... Soprattutto sulla grinta, perché ad esempio il gol che prendi lì è una mancanza proprio di cattiveria agonistica. De Ligt ti sovrasta di 20 centimetri e tu eravate in due e siete rimasti a guardare. Sì, anche perché se dobbiamo analizzare, poi bisogna essere anche onesti, l'Ajax sfiora il gol in tre occasioni. Szczęsny fa una parata onestamente meravigliosa su Ziyech, perché ferma quella palla in maniera incredibile, una delle migliori parate che abbia visto fare al portiere polacco, che sta facendo una grandissima stagione. Quello che dico io è che dovevi marcarne uno, perché l'Ajax non aveva grandi saltatori, eppure l'ha presa lui, ha fatto gol. Esatto. Tanti piccole mancanze che ieri non hanno fatto sì che fosse una Juventus carica, pronta per un quarto di finale. Cioè, tu per un quarto di finale di Champions, che sia il Barcellona, che sia l'Ajax, devi stare bene. E se non stai bene a questi livelli, ogni squadra ti fa male. Poi ripeto, sono convinto che l'Ajax abbia meritato la qualificazione, però forse capisco anche la rabbia dei tifosi o la delusione dei tifosi, perché questa Juventus deve eliminare l'Ajax.
nonostante ripeto infatti... l'Ajax fosse una squadra anzi una squadra che ha giocato veramente bene e non merita questo passaggio, ha eliminato Real Madrid, ha eliminato la Juventus e adesso si giocherà secondo me una grande semifinale contro una tra Tottenham e Manchester City, però ripeto questa Juve doveva far di più. In un quarto di finale arrivare in quelle condizioni è sbagliato. Ti chiedo anche a te la tua su Paulo Dybala. Penso sia giusto parlare di Paulo Dybala in questo momento perché con la stagione della Juventus, come ho detto prima, si parla di lo scudetto ormai fatto e con Champions League fuori, Coppa Italia fuori, è giusto dare dei giudizi sulla stagione. La stagione di Paulo Dybala secondo me è un chiaroscuro, la stagione di Douglas Costa è sicuramente una stagione negativa, in attacco senza Cristiano Ronaldo è venuto fuori Ken, però è un attacco da cui ci si aspettava di più e mancano forse dei gol. Ma intanto ieri secondo me è mancato molto Mandzukic per il lavoro che fa. Ken è entrato, ma secondo me è entrato non benissimo in partita rispetto ad altre volte. È un giocatore che ha del potenziale enorme, ma ancora deve crescere ancora piano, e ci sarà modo di farlo crescere perché il talento ce l'ha. Su Dybala, guarda, su Dybala io sono di solito uno che Dybala non lo perdona molto, perché comunque io lo reputo spesso un dubbio tattico evidente, perché non si è ancora capito a 26 anni qual è il ruolo preciso di Paulo Dybala, e questo secondo me è già un problema. Detto questo, ieri secondo me Dybala stava facendo un lavoro abbastanza importante a tenere De Jong, e il suo infortunio ci ha massacrato, perché poi De Jong ha fatto quello che voleva e non siamo riusciti più a fermare la prima linea dell'Ajax. A proposito di questo, Roberto, ci scrive un telespettatore, un radioascoltatore che non si firma, però ci scrive: secondo me Paulo Dybala è stato il migliore in campo. Vi ricordo che finché Dybala è stato in campo l'Ajax non ha giocato e De Jong non ha preso un pallone. Ecco, un po' d'accordo con la tua disamina. Io però penso che Dybala non possa essere valutato come migliore in campo perché non ha fatto giocare De Jong. Paulo Dybala deve essere valutato come migliore in campo perché fa giocare la Juventus, non chiede un gol, ma diventa decisivo negli ultimi 20 metri. Dire Paulo Dybala ha giocato bene perché ha fatto da schermo su De Jong secondo me è riduttivo per il talento di Paulo Dybala. Da Dybala non posso aspettarmi la marcatura uomo, da Dybala aspetto che mi trascini la Juve in questa grande notte. Ma perché ti faccio un discorso molto semplice: alla maglia numero 10 ha la responsabilità sulle spalle di essere uno dei giocatori più forti di questa Juventus, uno dei giocatori più forti probabilmente anche d'Europa, anzi glielo chiede tutto il mondo del calcio, eppure lui ha fallito. Quindi sì, mi ricordo il discorso che fece anche Sampaoli, che disse proprio questo, che non riusciva a capire come mai non riuscivano a far giocare Dybala come volevano. Sì, ma è un enigma tattico, forse anche dovuto alla sua fisicità. Ripeto, la fisicità nel calcio moderno è troppo importante. Lui non può fare l'esterno nel 4-3-3 ed è costretto o a fare il falso 9 o a fare la seconda punta. E in questa Juve l'enigma tattico su Paulo Dybala penso che sarà uno dei delle chiavi di questi ragionamenti che andranno fatti per la stagione del prossimo anno. Io, Roberto, ti ringrazio. Grazie a te. E ti saluto e ci sentiremo poi ovviamente nei prossimi giorni e mi raccomando, per qualsiasi cosa scrivici, contattaci sempre qua su Radio Bianconera, l'unica che conta. Sì, certo, volentieri, grazie ancora.